Mi sento un po' male perché c'è la dispersione, il caldo non va bene, ci sono troppa gente, come c'è troppo letti. Secondo me non ritornerò più a casa. Di destra, E di l'altro sinistra, è Diaz Avalos No, il ritorno a casa è impossibile in questo momento per motivi di sicurezza perché il ponte potrebbe. Qui in centro civico mi sento un po' male perché c'è la dispersione, il caldo non va bene, ci sono troppa gente, come ce ne troppo letti, non va bene. Però ha detto il signor sindacato, mi ha detto che potrà trovare un albergo oggi o domani, rimaniamo lì 3 giorni e lui si assegnerà a casa. Hai avuto paura quando hai crollato il ponte? Sì, assolutamente che ho avuto paura, però anche adesso ho paura. Però secondo me non ritornerò più a casa. Prima ho caduto l'arco, dopo gli aggirenti sopra la strada e dopo ho caduto il muro. Per fortuna stiamo andando piano. E quello lì col camion verde è fermato proprio dove è tagliata la strada. E lui è tornato 3-4 metri dietro e è scappato. Ha lasciato il camion in moto. Ci hanno detto che è pericoloso stare lì e probabilmente no, ci ospiteranno in un albergo con molta probabilità di non tornare più là perché è molto pericoloso. Ero proprio in cucina, la finestra di fronte al ponte dove è crollato. Guarda, soccorso eravamo fuori, siamo usciti, siamo stati un po' 4-5 ore in casa, non ci hanno detto niente, siamo usciti e quando siamo usciti non ci hanno fatto entrare. Allora, mio figlio e i miei figli sono rimasti dall'altra parte del ponte e io da un'altra parte e mia moglie è in casa che dorme perché è malata. E non riuscivo a svegliarla. Poi abbiamo pregato i carabinieri finché ci hanno fatto entrare per accompagnati per far tirare fuori mia moglie.